italiana prendono le responsabilità di questa materia buona. E, l'assessore non si è dovuto allontanare, è venuta e si ha chiesto scusa, si è allontanata, però abbiamo comunque cominciato a chiedere qualcosa, quindi si è resa disponibile per un incontro poi ristretto. Stasera c'è, ringraziamo Generali Assicurazioni e secondo Pietro, poi avremo modo di sentire in maniera un po' più diretta e dettagliata con i suoi contatti generali, infatti con loro abbiamo chiuso una convenzione molto molto vantaggiosa, andremo a fare attività e molto probabilmente cominciamo subito dopo Pasqua con delle attività direttamente sulle strutture per le quali abbiamo chiesto in generale una copertura assicurativa. Perché? Perché è la cosa che ci sente in maniera importante. Per legge tutte le strutture ricettive hanno bisogno di un'assicurazione che copra gli ospiti. Ok, perfetto, noi organizziamo anche eventi, facciamo attività con minori e quindi abbiamo bisogno di una copertura anche un po' più importante. Tra l'altro Generali si è resa disponibile anche per fare attività di formazione su quelle che sono le nostre esigenze e fanno attività di recruiting e faremo attività con loro per fare del reclutamento. Perché? Perché l'opportunità di restare al sud non è solo il resto al sud che sono i finanziamenti che poi andremo a vedere, ma è anche un'opportunità di crescita del territorio. Perché? Perché il gruppo PM Salento sostanzialmente fa promozione del territorio e quindi anche un'opportunità di lavoro in un ambito che non sia per forza ricettivo è un'opportunità di crescita per il territorio. Oggi al tavolo ci sono io, Francesca Leone, mi hanno detto che mi devo chiamare dottoressa perché sono dottoressa, ok, dottoressa Francesca Leone, chi mi conosce mi chiama Zia Franci, e abbiamo Gianluca D'Elia che è consigliere del comune di San Pietro in Lama che ci sta ospitando oggi, il dottor Patrizio Simone che è il nostro consulente di riferimento per quanto riguarda attività amministrativa, fiscale e finanziamenti, e poi abbiamo Antonio Annibale che è responsabile della realizzazione del progetto di Oltrelecce, che è un altro progetto per la promozione del territorio. Io oggi in maniera molto diretta vi dico quello che è il progetto, il piano strategico che ha il gruppo BNP Salento per il 2019, un piano strategico sul quale abbiamo lavorato, tenendo conto che questa associazione nasce ad aprile del 2017, il primo anno ci siamo conosciuti, abbiamo capito come dovevamo muoverci, l'anno scorso abbiamo fatto attività sul territorio, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, soprattutto sulla zona di Nardò e delle Marine. Quest'anno abbiamo un progetto, abbiamo focalizzato quella che è l'attività che noi dobbiamo andare a fare. L'attività del gruppo PMB Salento prevede un'attività istituzionale, che è quella dell'associazione, e poi l'attività più importante è un'attività di promozione del territorio e di vendita. Vendita di strutture ricettive, ma non solo di lenzuola in sé, di esperienze di viaggio. Quindi noi stiamo realizzando un sito con delle strutture che sono propense a partecipare per creare delle esperienze di viaggio, quindi non solo per andare a vendere il soggiorno in sé all'interno di una struttura, di una casa vacanze o una location, ma anche un'esperienza di viaggio nell'intero. Perché? Perché l'attività del gruppo BB Salento è un'attività di rete, quindi noi andiamo a prendere non solo le strutture ricettive extra alberghiere, quindi B&B, affitta camere e case vacanze, anche gli agriturismo, ci stiamo allargando sull'area camper perché è un settore che comunque comincia a muoversi e lavoriamo soprattutto sui servizi, i servizi di contorno all'ospite che sono dal noleggio, dal taxi, dal noleggio con conducente, i transfert, alle cose più semplici che sono ristoranti, lidi, intrattenimento, enogastronomia, attività manifatturiere, tutto ciò che può interessare un ospite, però il tutto deve essere coordinato e costruito in un livello comunque che è sempre un livello familiare, perché noi lavoriamo anche all'interno di servizi con quelle che sono le accoglienze tipiche del territorio salentino. Quindi non ci andremo a prendere, vi faccio un esempio, un ristorante
l'axo di 4 stelle, sala ricevimenti, perché non mi serve. Piuttosto ci andiamo a prendere una trattoria con 30 posti a sedere, oppure un home restaurant, o anche quando andiamo a fare i laboratori di cucina, lavoriamo con 2, 4, 6 persone all'interno del laboratorio. Che cosa significa questo? La nostra è un'associazione senza scopo di lucro, nessuno è retribuito, io non vengo pagata per stare qua come gli altri associati non vengono retribuiti, il costo della tessera associativa è esiguo e quindi per contro chi ha bisogno di un servizio lo acquista in convenzione all'interno del gruppo, quindi anche la presenza nel sito avrà dei costi, ma sono costi in convenzione, quindi quello che può essere un discorso molto impegnativo diviso tra gli associati diventa un discorso più semplice e leggero. Che cosa andiamo a fare? Il sito sarà comunque strutturato in un certo modo dove noi possiamo andare a venderci dagli appartamenti, le case vacanze, le locazioni turistiche che sono un'altra branca, i B&B, le location. Perché le location? Perché adesso si va a sviluppare quello che è il settore congressuale e nel settore congressuale noi abbiamo bisogno di trovare uno spazio dove realizzare il convegno, uno spazio dove realizzare intrattenimento e ristorazione e uno spazio logicamente dove far andare a dormire le persone. La cosa più importante sarà poi il settore dei servizi dove noi andremo a vendere quelle che sono le esperienze di viaggio, che vuol dire andremo a realizzare delle esperienze di viaggio che gli ospiti possono fare da noi. E queste esperienze di viaggio sono puntate quasi esclusivamente a quelli che sono gli ospiti che andiamo ad intercettare attraverso il tour operator. Perché dico questo? Perché noi abbiamo bisogno di destagionalizzare, per destagionalizzare gli italiani non servono, abbiamo bisogno di stranieri, e abbiamo bisogno di stranieri che vengono da zone fredde, quindi parliamo di stranieri dell'est Europa, che vengono in periodi che comunque per noi sono di bassa stagione, che qui trovano un clima per loro mite, hanno questo tipo di esigenza. Che cosa gli serve in primis? Riuscire ad arrivare a casa nostra, perché una volta che sono arrivati a Bari si sono fermati, quindi noi gli diamo un servizio completo di accoglienza e faremo tre tipologie di esperienze di viaggio. Una tipologia che va sul relax, quindi con attività anche di spa, una tipologia naturalistica dove andremo a concentrare l'attenzione su attività di bike piuttosto che passeggiate e poi un'attività di divertimento e qua è facile perché tra sagre, feste e intrattenimento non abbiamo difficoltà a trovare qualcosa da fare. Una cosa che abbiamo fatto è stata essere presenti in maniera privata, nel senso sì gruppo B&B Salento, però il viaggio ce lo siamo pagati da sole, alla Bitt a Milano e poi alla BTM qui a marzo. Dalla Bitt di Milano siamo tornati con una serie di contatti, dalla BTM siamo tornati con altri contatti. In virtù di queste iniziative abbiamo chiuso degli accordi, con l'Associazione Musulmani d'Italia, e quindi abbiamo una convenzione per poter certificare le strutture halal e anche qui se le strutture hanno questo tipo di interesse, da qui, da una certificazione halal, riusciamo ad arrivare a un tour operator cinese perché la maggior parte dei cinesi che si spostano sono musulmani. Non è una cosa eccessivamente impegnativa, però comunque è un'opportunità. E abbiamo già chiuso l'accordo, le strutture che sono intenzionate a farsi certificare sono disponibili e sono pronte per essere certificate e per essere inserite in questa offerta. Abbiamo chiuso un altro accordo con un tour operator bulgaro, anche lì andremo a presentare delle opportunità di soggiorno. La prima cosa che ci hanno chiesto, noi arriviamo a Bari il mercoledì o la domenica, come scegliamo? Quindi la cosa essenziale è quella, noi siamo in grado di gestire l'ospite e non si tratta solo di un transfert, se no è facile, ti prendi un taxi, ti prendi un bus, quello che è. Quando tu accogli un ospite comunque direttamente dall'aeroporto, cominci a fare promozione del territorio nel momento in cui l'ospite mette piede in aeroporto. Perché? Perché se uno di noi
vada a accogliere un ospite, sicuramente ha un modo e un proporsi diverso da quello che può avere un tassista che ha un'esigenza completamente diversa. Poi abbiamo fissato, e lo facciamo ogni settimana, a meno che non ci siano delle circostanze particolari, degli incontri formativi, che li facciamo tutti i lunedì in serie alle 18.30 a Lecce. Gli incontri formativi servono per relazionarci, servono per formarci e servono per informarci. Il prossimo lunedì vi invito comunque a venire, che sono incontri formativi aperti solo ed esclusivamente ai soci, e la quota associativa copre questi incontri. Parleremo di quella che è la legge regionale per il turismo, con le varie variazioni fino all'ultima dell'anno scorso, e poi ci andremo a confrontare con Sergio Signore, che è stato assessore con responsabilità di polizia municipale per il comune di Lecce. Perché vi dico questo? Perché l'unico organo di controllo per le strutture ricettive extra alberghiere è la polizia municipale, quindi in virtù di questo avremo la possibilità di confrontarci con lui e di fare comunque dei quesiti e delle domande. A Lecce siamo in campagna elettorale, d'accordo, perfetto, non c'è un assessore, un domani abbiamo comunque le idee un attimino più chiare e sappiamo che cosa dobbiamo fare. Un'altra cosa che abbiamo preparato è l'accoglienza Fido. Anche qui le strutture che sono interessate a fare accoglienza Fido, è previsto un pacchetto d'accoglienza ed è prevista una comunicazione e promozione sui canali dedicati ed esclusivi per l'accoglienza Fido. Ora andremo a realizzare altri incontri e altri dibattiti, è una cosa che comunque riusciamo a fare in maniera comunque sporadica, però ci stiamo impegnando. Un'altra cosa che andremo a fare, qual è? Nel momento in cui una struttura entra nel sito di vendita del gruppo B&B Salento, oltre ad avere la presenza sul sito, ad avere la possibilità di fare conversione immediata, perché comunque andremo a lavorare con un challenge manager, avremo anche una creazione di contenuti. Che vuol dire? Che noi andremo a creare dei contenuti sia sui pacchetti di viaggio, sulle esperienze di soggiorno, nonché sulle strutture che ogni struttura potrà utilizzare per promuoversi nei propri canali. Questo ci dà la possibilità comunque di avere del materiale che è univoco, andiamo a comunicare in maniera organica e soprattutto in maniera responsiva, nel senso che andiamo a dire qualcosa che ha un senso e che comunque riusciamo ad indicizzare, l'obiettivo è sempre quello. Sono disponibili dei laboratori e sono disponibili anche dei deal, ossia andiamo a lavorare su delle offerte e delle promozioni spot. Un'altra cosa che abbiamo preparato sono le mappe. Perché? Perché Puglia 365 non distribuisce più mappe, il comune neanche a parlarne, quindi abbiamo pensato di realizzare delle mappe semplici, quelle classiche, e di farcele sponsorizzare. La sponsorizzazione deve venire dai servizi, perché una struttura ricettiva non deve sponsorizzare la propria mappa. Perché? Perché io l'ospite ce l'ho già in casa, quindi non c'è bisogno che gli scrivo e gli metto il mio sponsor. La cosa importante è che l'ospite mi trovi all'interno della mappa cittadina. Gli spazi verranno venduti a servizi. Perché? Perché a Lecce magari mi interessa indicare il ristorante, il bar, il pub, il centro noleggio. In provincia, sul Salento, magari andremo ad indicare quelli che sono i lidi che abbiamo preso in convenzione. E questa è la cosa. Tra l'altro, una delle ultime cose che stiamo andando a fare, che è importante, che è partita giusto questa settimana, è lavorare in maniera concreta e coordinata su quelli che sono i servizi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato un associato che si è reso disponibile per andare in giro e lavorare su tutta la provincia, per andare a fare convenzioni e a chiudere convenzioni sull'area servizi. Quindi, se voi avete da indicare, da suggerire delle attività commerciali che possono interessarci da convenzionare, restiamo sempre comunque a disposizione. Stiamo partendo con un progetto molto mirato,
poche parole, la settimana prossima andremo a chiudere delle convenzioni con i lidi. Perché? Perché l'obiettivo è di avere la disponibilità di lidi da maggio a giugno, perché luglio e agosto comunque ci sono, sono aperti e sono attivi, averli in convenzione per il gruppo BMW Salento in modo da poter proporre delle opportunità di soggiorno con un lido attivo. Logicamente ci interessa anche settembre, perché noi dobbiamo andare ad estagionalizzare, ripeto, andiamo a lavorare in quelli che sono i mesi di interesse. Perché? Perché i mesi centrali, quelli di alta stagione, non abbiamo bisogno di nulla. Inoltre andremo a lavorare con il settore agroalimentare, perché? Perché ci servono delle strutture agroalimentari per fare quelle che sono le esperienze che adesso vanno di più. Ci serve noleggio bike ed esperienze su due ruote. Perché? Perché tra i contatti che abbiamo preso, tra le richieste che abbiamo avuto, è importantissima quella dei percorsi. Dei percorsi religiosi. Percorsi religiosi in Puglia ce ne sono 5, sono tutti organizzati dal CEI, quindi comunque sono dei percorsi ben strutturati. E ci hanno chiesto strutture ricettive extra alberghiere, solo ed esclusivamente extra alberghiere, però hanno bisogno di una serie di servizi. E in questi servizi il percorso religioso si fa o a piedi o in bicicletta. A piedi è facile, in bicicletta è difficile riuscire a trovare dei servizi validi su questo territorio. Ci stiamo impegnando. Nel momento in cui avremo un'attività di servizio sul bike, possiamo attivare i percorsi religiosi. Altra cosa che stiamo andando a cercare è strutture agroalimentari per fare esperienze agroalimentari sul territorio, dal caseificio, dal casaro, dalle pecore che stanno pascolando, agli asinelli piuttosto che aziende vitivinicole dove andare a fare vendemmia, per esempio a fine ottobre, piuttosto che andare a raccogliere le melanzane ad agosto. Non importa quello che è, l'importante è trovare strutture medio-piccole sul territorio che sono disponibili a fare un certo tipo di accoglienza e a dare la possibilità agli altri di fare questa tipologia di esperienze. Detto questo, stiamo promuovendo oggi questa attività di Oltre Lecce. Perché? Perché noi andiamo a lavorare fuori dal comune di Lecce per andare a lavorare sui borghi. Lavorare sui borghi significa riuscire a lavorare tutto l'anno, perché non è mare, non è centro città, sono borghi, sono dei paesi che in cordata hanno realizzato questo progetto ed è un progetto di promozione del territorio al quale stiamo cercando di dare un supporto, ecco, la mettiamo così. Dopodiché poi passo la parola ad Antonio Annibale che mi spiegherà un attimino meglio come funziona questo progetto, l'idea nostra, quello che stiamo facendo concretamente. Infatti prima che andassi via l'assessore gliel'ho chiesto in maniera diretta, e avere la possibilità di lavorare con questi supporti che esistono, ci sono, ma sono vuoti. Esistono applicativi, esistono pagine, esistono siti, esiste un sacco di roba, però i comuni non hanno le risorse, non sono strutturati per poter gestire. Anzi, in questa occasione passo un attimino la parola al consigliere per chiedergli in che modo, perché io non ho idea di quale sia la trafila per poter andare a chiedere un intervento di questo tipo, se c'è un modo istituzionale, perché quello che abbiamo chiesto noi è anche l'istituzione di un bando al quale andare a partecipare. Noi la gestione di questi supporti non ce la vogliamo fare pagare, però ci sono. Creare una situazione del genere costa tanto, e come facciamo? Io ringrazio la dottoressa Zia Franci per avermi voluto qui al tavolo in rappresentanza dell'amministrazione comunale, non era previsto il mio intervento. E, è chiaro che le piccole realtà, i piccoli comuni sono veramente ristretti al minimo. Proprio stamattina col sindaco valutavamo la possibilità di autogestirci anche la produzione dei manifesti stessi, che hanno un costo. Facevamo un rapporto di spesa tra andare in tipografia o autoprodurci, quindi comprarci un plotter per poterci produrre i manifesti, per ridurre al minimo le spese, perché si fanno i conti veramente con i centesimi
bilanci. E vi posso garantire che da parte dell'assessore Rizzo, Federica Rizzo, c'è un'apertura in questo senso come promozione del territorio a 360 gradi, e sicuramente se la contatterete dopo, perché se è andata via per un'urgenza è così sicuramente. E poi credo che sia a cuore come mio, ma anche di tutta l'amministrazione completa, valorizzare anche San Pietro in Lama, poiché come noto ai più, San Pietro in Lama a livello culturale ancora beneficia dell'esistenza dell'artigianato figulo. Noi abbiamo dei figuli rinomatissimi che producono lavoro alla terracotta, potrei citarne alcuni, Martina e Bellingiano, i Corineo storici, e sarebbe per noi anche un'opportunità. Proprio stamattina, perché vedo che il Bisalento è supportato anche dal GAL, gli mandavo una foto a Francesca. Noi abbiamo un punto di formazione turistica che è stato assegnato qui al GAL, però francamente non abbiamo mai avuto azione locale e il riferimento del GAL è una serie di comuni del territorio, per questo parliamo di Bogli. Il GAL fa attività sul territorio e il GAL è una società compartecipata dai comuni. In poche parole, i comuni sono soci di questa azienda, che va a recuperare finanziamenti europei e li va a investire sul territorio. Ora, l'opportunità del GAL, l'obiettivo del GAL qual è? L'obiettivo del GAL è quello dello sviluppo dei territori rurali. I territori rurali, che sono i borghi e non sono le città, quindi Lecce non è rurale, non è. L'obiettivo qual è? La promozione del territorio, l'idea è lavorare sull'agroalimentare, lavorare sulla pesca da dove ci sono le marine, lavorare sul turismo. Perché? Perché il GAL crede molto nel turismo, su quello che è lo sviluppo. L'attività del GAL in questo momento, c'è un piano d'azione strategico che prevede una serie di bandi di finanziamento per strutture ricettive, almeno il GAL di riferimento nostro, che è il GAL Valle della Cupa, che è questo tipo di territorio. Ci sono una serie di comuni proprio elencati. Ci sono delle azioni di finanziamento, piccoli finanziamenti, piccole somme, piccoli importi che comunque per le nostre strutture sono sufficienti per poter realizzare qualcosa di importante. Perché? Perché se una struttura a carattere familiare che gestisce 2-3 camere riesce ad ottenere un finanziamento dai 40-50 mila euro con un 50% a fondo perduto, ragazzi, sinceramente a noi basta, non abbiamo bisogno di miliardi. È logico che poi ci sono dei percorsi, ci sono delle cose da fare, però l'obiettivo è proprio quello. E quindi anche lì, quello che dicevo prima, questi centri di informazione turistica che sul piano strategico precedente sono stati realizzati con questi finanziamenti, moltissimi comuni sono chiusi, anzi molti comuni addirittura li hanno svuotati. Io ne ho visti 2-3. Che succede? Che il centro di informazione turistica ha bisogno di suppelletti, di computer, scrivania, insomma qualche cosa. Abbiamo notato questo, d'accordo. E io capisco che l'amministrazione comunale dei piccoli comuni non abbia le risorse, la formazione, non abbia l'interesse. Comunque sia, non riesce a gestire un centro di informazione turistica. Perfetto. Non riesce a gestire un sito? Perfetto. Dateci la possibilità di farlo. Noi non chiediamo soldi, chiediamo solo la possibilità di andare a promuovere il territorio. Come il centro di informazione turistica di San Pietro in Lama è chiuso ed è vuoto, perché magari... Ah, ok, perfetto, quello di Lizzanello è vuoto. E... Ristrutturato, perché poi logicamente ristrutturano i mobili del comune. Ce n'è un altro a Novoli che è chiuso, è in pieno centro ed è chiuso, e noi abbiamo chiesto se è possibile utilizzarlo, perché a noi spazi nei centri servono.
o comunque ci sono d'aiuto. Perché se il locale è stato destinato a quell'utilizzo non può essere utilizzato per altro. E poi volevo aggiungere una cosa, io spero, sono lungimirante, no? Ho potuto notare nel tempo la problematica dei trasporti per quanto riguarda l'Interland, a meno che un paese non possegga una stazione ferroviaria, quindi può. Noi per esempio qui a San Pietro, oltre i bus, i pullman scolastici, non abbiamo collegamenti con Lecce o con altro. E io voglio essere lungimirante, spero che qualcuno guardi oltre veramente, oltre Lecce, e possa far arrivare, facevo il paragone, no? Villa Convento è frazione di Lecce, dista 1,2 km, 1,2 km è più distante di San Pietro in Lama da Lecce, però essendo frazione di Lecce usufruisce e beneficia del bus ogni ora. Beh, sarebbe carino che tutti i comuni dell'Interland potessero utilizzare i bus che girano dentro Lecce, cioè, poter creare una rete di comunicazione di servizi anche in questo. Sì, lo so che è onirica, c'è sempre la volontà politica che penso che sia, che faccia la differenza, però pensate se tutti i paesi dell'Interland beneficiassero del bus ogni ora. Uno potrebbe andare all'ospedale, potrebbe andare all'ufficio senza utilizzare la macchina, tra l'altro c'è anche il beneficio del non utilizzo dell'auto, e quindi ecologicamente parliamone, e soprattutto un turista che non riesce a trovare una struttura ricettiva perché è tutto pieno a Lecce in agosto, potrebbe trovarla a San Pietro in Lama, all'Equila, Monteroni, però avere la garanzia di potersi spostare, oltre alla questione e bicicletta, anche con il bus, no? Si allarga proprio tutto, si allarga tutto. Diventeremmo la periferia, anzi lo siamo la periferia di Lecce, quindi perché non poter pensare che in futuro potrebbero arrivare anche i bus a... A livello politico ci deve essere la volontà, come ripeto, e la comunicazione tra amministrazioni, è chiaro. Allora, il discorso è questo, e il discorso è quello. Quello che tu stai dicendo, ti do del tu, pesa sulle casse di Lecce però, e questo è il problema, perché quello di cui tu stai parlando, si tratta di trasporti comunali gestiti a Lecce, ora Villa Convento fa parte del territorio comunale leccese. Allora, il discorso della metropolitana in superficie è un discorso che risale quantomeno al 1998, quando l'amministrazione comunale c'ero io, con la prima giunta Poliportone. E si parlò anche di questo, delle zone tangenziali, abbiamo integrato, abbiamo fatto diventare San Pietro in Lama, periferia di Lecce, abbiamo fatto diventare una tangenziale. Da quando c'è la tangenziale, San Pietro in Lama è diventata Lecce, a tutti gli effetti. È detto una cosa... Sì, poi da questo punto di vista sei stato sfortunato. Infatti ogni volta che andavo a San Pietro in Lama devo andare a Legre o a Monteroni, vabbè, è una cosa un po' eteriosa, però là, tra l'altro ultimamente sto venendo abbastanza spesso, ogni volta devo fare questi strani giri, chissà perché, siete gli unici voi che non avete l'uscita, vabbè, questa, però non è colpa nostra, anche questa da parte dell'ANAS, stiamo dalla parte, comunale, abbiamo fatto l'uscita anche per Sanli, anche per i borghi, per le frazioni, la parte gestita al comune. Ora il discorso è questo, la metropolitana in superficie deve essere praticamente preceduta dalla costituzione di una società partecipata da tutti i comuni che permetta, niente di irrealizzabile, l'unica cosa è stata a spartirsi il passivo che tutto ciò crea, perché questi trasporti purtroppo vengono fatti in passivo, come tu ben sai, di conseguenza tutti devono poi mettere la loro parte, devono partecipare a questo servizio che sarebbe utilissimo, su questo siamo perfettamente d'accordo, anche perché ormai il servizio su rotaia è morto e sepolto, sicuramente non si ferma a Lecce, a meno che non si creano delle linee o non si crea o si rivoluziona completamente. Però quello che tu dici è assolutamente non auspicabile di più, sarebbe veramente come dire un passo avanti per far diventare anche Lecce ne beneficerebbe, perché diventerebbe uno snodo e diventerebbe una vera metropoli, perché una metropoli diventa tale quando si crea l'Interland. Lecce si sta rinforzando. Lecce si sta. Sì.
Lecce si sta dicendo, certo. Feccia Rossa, il primo Feccia Rossa, il 9 giugno arriverà il Feccia Rossa Lecce Venezia, e stiamo crescendo però come un capoluogo di provincia e stiamo perdendo tanto. E stiamo sbagliando. E stiamo sbagliando, perché la metropoli diventa tale nel momento in cui si crea l'internet, cioè Milano, Roma. Tra 50 anni può essere che San Pietro e Mamma Montroni siano Lecce. Ma sicuramente diventerà, sarà così, avranno una loro individualità dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, questo è giusto e sacrosanto, però chiaramente quello che tu dici, l'unico problema è, come dicevi prima, sempre legato a quelli che sono i costi, perché si tratta di servizi che purtroppo agiscono in perdita, pertanto più si allarga la perdita, più si allarga il deficit, e alla fine il problema è sempre trovare chi paga per queste situazioni. Chiedo scusa. Vediamo un attimo dove andiamo a prenderci questi benedetti soldi. Allora, a questo punto ti ridò il microfono. Allora, io per quanto riguarda, naturalmente, visto anche, come dire, il tempo è abbastanza ristretto, ho intenzione di occupare, ho intenzione di approfittare del tempo dei convenuti, e do subito una premessa per quanto riguarda quelle che sono eventuali esigenze individuali da parte degli operatori qua presenti. Chiaramente vi rimando a quello che può essere un appuntamento ad personam da concordare con la dottoressa, con la nostra ottima Alessia, per appunto vedere quelle che possono essere eventuali esigenze. Allora, del Gala ha parlato già Francesca, ha detto cose, ha detto tutto, perché mancando in questo momento i bandi attuativi, quello che ha detto Francesca conclude praticamente l'argomento. Io da questo punto di vista, più che dare ulteriori indicazioni, do una raccomandazione. Allora, i GAL sono il settore vostro, i GAL l'hanno fatti per voi, perché la promozione del territorio che è fondamentalmente quello che è l'obiettivo individuale del GAL, passa da voi, passa dagli operatori turistici, dagli operatori e dalle strutture extraalberghiere, pertanto non fatevi trovare impreparati, portate avanti i vostri progetti e fatelo adesso, perché comunque si tratterà di una misura temporanea che non durerà moltissimo tempo, i fondi verranno prenotati, si esauriranno in brevissimo tempo. Pertanto muovetevi, portate i progetti, portateli a Francesca, portateli nella Sottu, portateli per conto vostro, se ritenete, attraverso i vostri commercialisti, i vostri punti di riferimento, i vostri consulenti di riferimento, ma vi garantisco e vi assicuro che da questo punto di vista Francesca sta facendo un lavoro assolutamente straordinario, gli sta dietro a questa questione solo quanto, forse da un anno che sta dietro a questi benedetti GAL, quindi è assolutamente in avanguardia, assolutamente in prima fila, in pole position per quanto riguarda quella che può essere la promozione e quella che può essere anche il buon fine di un eventuale progetto che naturalmente meriti l'attenzione di questo tipo di strumento. Quello che resterà dopo i GAL è che comunque è strutturato invece tutte quelle che sono le misure di autoimpiego, su cui mi sarò molto veloce, appunto quelle appunto della Regione Puglia e a livello nazionale, che appunto hanno appunto la mira di creare lavoro laddove appunto ci siano dei soggetti che abbiano determinate caratteristiche, in particolare giovani tra 18 e 35 anni e donne. Questi soggetti possono chiaramente fruire di finanziamenti a fondo perduto per la costituzione di iniziative di autoimpiego, questo non soltanto però nel settore turistico, ma poi in tutti i settori. E da questo punto di vista, anche in questo caso, vi invito a prendere contatto con noi, qualora siate interessati, per approfondire ed eventualmente individuare quelle che possono essere le vostre esigenze. Una piccola annotazione, siccome molto spesso si presentano nel mio studio persone che intendono svolgere attività di tipo non imprenditoriale, ossia voglio imparare a ristrutturarsi l'immobile, l'appartamento, e questo è lo scopo per cui molto spesso si presentano le persone e chiedono appunto se c'è la possibilità di avere dei finanziamenti a fondo perduto in questo senso. La risposta è sì, però entro certi limiti, cioè nel momento in cui si vanno a fare delle richieste di finanziamento a fondo perduto, lo scopo non è quello di strutturare gli immobili, perché la regione o il ministero non vanno ad erogare fondi a fondo perduto per strutturare gli immobili, lo scopo è quello di creare impresa. Conseguenza, occorre aver presente che
bisogna appunto creare un'impresa, bisogna appunto aprire una partita IVA, bisogna appunto essere pronti a svolgere un'attività imprenditoriale con tutti quelli che sono i rischi e quelli che sono i vantaggi che ne derivano. Il fondo perduto per quanto riguarda le sottrazioni mobili c'è, ma nei limiti del 30% di quello che è l'intervento complessivo. Per quanto poi riguarda le misure degli interventi a fondo perduto, dipende dall'entità del finanziamento richiesto, si va da copertura totale con nidi per i finanziamenti fino a 50.000 euro e che vengono coperti per il 50% a fondo perduto. Ulteriori dettagli poi eventualmente si potrebbero vedere nel momento in cui andiamo eventualmente a verificare le vostre singole esigenze. Però questo è un discorso che possiamo fare sempre. Io ripeto, Francesca, insisto, per quanto riguarda il GAL, che oltretutto è una misura che può essere anche utilizzata a strutture già esistenti, al contrario di quelli che sono gli incubatori di impresa, che come dice la parola stessa, servono invece, sono invece istituiti per la creazione di imprese nuove, i GAL possono essere utilizzati dalle imprese già esistenti. Quindi non fatevi trovare impreparati, non fatevi trovare fuori tempo, perché veramente il GAL, secondo me, chi meglio di voi, perché è proprio una situazione, è una misura che calza esattamente a quella che è la vostra attività. Io vi aspetto presso la sede di BB Salento, c'è la dottoressa Francesca, ci sono io, e nel momento in cui abbiate qualche, anche dal punto di vista di quelli che sono eventualmente gli adempimenti per l'apertura di una nuova attività o problemi riguardanti le attività esistenti, anche di carattere amministrativo, fiscale, contabile, ci siamo sempre a vostra disposizione e vi aspettiamo un po' più numerosi stasera. Grazie. Grazie a te. Allora, io ringrazio il dottor Simone che tra l'altro, sottolineo, ogni volta ci ospita. Noi abbiamo occupato una stanza a casa sua e quindi siamo ospiti e come ripeto sempre, alla gratis, nel senso che non ci fanno pagare assolutamente nulla. Questo perché? Perché c'è gente che crede nello sviluppo del territorio e quindi crede in quello che noi stiamo andando a fare, in quello che noi stiamo andando a proporre. Io adesso ne approfitto e passo la parola al dottor Annibale per la presentazione di Oltrelecce e poi mi riservo di fare le mie conclusioni. Ok, Oltrelecce nasce proprio per, considerando tutti questi aspetti che in questo momento sono stati degnamente descritti dalla dottoressa Francesca e dal dottore e dal consigliere, nasce con un'idea che da utente, nel senso, sì, io e mia moglie abbiamo fatto dei viaggi, però l'attrattore era la città italiana o straniera. Però ci siamo posti il problema di considerare, di guardare anche tutto ciò che le varie brochure, i vari tour operator proponevano e quindi andare a fare una scoperta, un'esperienza di viaggio e quindi avere anche all'estero la difficoltà di arrivare in quei posti, di conoscerli, di amarli. E quindi diciamo che questo progetto nasce appunto, si chiama Oltrelecce per dire sì, Lecce è un attrattore, è importante che ci sia perché per la sua storia è conosciuto, ma tutto ciò che è attorno a Lecce, come può essere valorizzato? Ma solamente può essere valorizzato per quel turismo non che mordi e fuggi, quel turismo che arriva, quindi deve vedere in tre giorni una città, quindi non ha possibilità di vivere il borgo, dove ci sono i veri patrimoni, questi patrimoni senso lato, come la normativa dice, va da tutto, va dal monumento storico, dal territorio, dall'ambiente, ma anche dagli odori, che una cucina particolare o una campagna, una produzione particolare può esprimere, dai colori, dalla musica, dall'artigianato, quindi dall'artigianato figuolo di San Pietro in Lama. E quindi tutto questo diventa l'attrattore, dove sicuramente con Oltrelecce è un'autostrada. Una sua strada che cerca di far venire nel Salento, già fare un viaggio nel Salento e si deve andare perché si vuole andare nel Salento. E lei ci attrae, Otranto attrae, Gallipoli attrae, ma perché non può attrarre anche San Pietro in Lama, Cavallino,
altri posti. E quindi dire sì, venite nel Salento, c'è Lecce, ma c'è anche San Pietro. E quindi essere un, non lo dico, abbiamo detto, un facilitatore a questo turista che non vuole soltanto fermarsi al conosciuto, ma avere la visione di andare a vedere oltre, di andare a vedere questi luoghi, che possono dare un'esperienza abbastanza entusiasmante. Io l'ho vissuta da turista in altri luoghi e mi sono detto, perché gli altri non possono vivere questa stessa esperienza che abbiamo vissuto noi? E quindi poi eventualmente ritornarci ancora. Ho visto Lecce, poi ho visto San Piero in là, ma il prossimo anno ritorno perché c'è un'esperienza più bella in un altro posto. Destazionalizzare significa andare in un posto e anche avere dei costi differenti, con servizi di qualità, come giustamente il gruppo BNB di Salento vuole proporre. È un contenitore, un'autostrada, ci sono tutte le indicazioni possibili. Ci dobbiamo mettere sopra i viaggiatori che ci vengono, e questo ovviamente c'è una necessità, un impegno delle amministrazioni locali di proporre e di promuovere. Oltre Lecce non si vende, Oltre Lecce è già nato, è già lì, non ha nessun costo. Deve soltanto essere amato, nel senso avere la visione di utilizzare questa autostrada per arrivare. E quindi essere di supporto a tutti gli operatori del settore, alle amministrazioni locali. E perché no, un semplice leccese che di Lecce non sa, per esempio, cosa ci può essere a Uggiano la Chiesa, no, per dire un altro cosa, perché io a volte non so cosa c'è. Ecco, è un libro da leggere, che può essere scritto, ma può essere anche da scrivere. Infatti, Oltre Lecce è questo, e sono degli appunti di viaggio, e quindi far, diciamo così, migliorare l'offerta anche comunicativa tramite le emozioni di chi si interagisce con questo sito, che dà supporto anche agli operatori, in modo tale da, ho sentito dire prima, i costi, le spese per poter fare delle mappe. Questo progetto nasce nel 2012 poteva essere anche abbastanza innovativo, adesso l'utilizzo dei mezzi informatici è diventato ancora più di dominio pubblico. Oltre Lecce permette anche di crearsi degli itinerari personalizzati utilizzando Google Map e stamparsi la mappa. In questo Google Map sono presenti tutti i siti di interesse, certamente che sono pubblicizzati, ma si possono pubblicizzare. Andare a trovare quali sono le feste, diciamo così, le fiere, ma anche i musei o anche gli artisti del territorio. E quindi diventa una possibilità di, non dal punto di vista ambientalistico, di produrre carte che poi non ce ne fanno niente, dopo aver vissuto quell'esperienza, ma diventa ancora un ricordo che ci accompagnano come un archivio di foto, come un archivio di ricordi che metto in comunità, si parla molto noi social, e che gestisco insieme agli altri ad aumentare questo amore, questa visione per il territorio. Beh, Oltre Lecce è questo, non vedo il perché non possa essere utilizzato. Anche perché è gratuito, ci vuole soltanto l'amore per riempirlo. Io, come dire, auspicherei che questa visione, questa mentalità che il dottor Annibale porta qua tra di noi fosse veramente assolutamente patrimonio comune, ce ne fossero di più, che ragionassero come lui. Voi avete due esigenze, quella di destagionalizzare e quella di delocalizzare. Destagionalizzare, cioè allungare quanto più possibile la stagione turistica, e delocalizzarla nel senso appunto di creare appunto i presupposti affinché si delocalizzi, si porti anche fuori in periferia, un po' più lontano da Lecce. Ora, il nostro ottimo consigliere diceva una cosa interessantissima, cioè togliendo il turista, che fondamentalmente si muove col mezzo privato, non ci sono collegamenti pubblici sufficienti tra Lecce e su internet, e su questo non c'è ombra di dubbio. La metropolitana in superficie probabilmente sarà di là a venire, era un progetto che nel 98 era molto più semplice fare rispetto ad oggi veramente i comuni, le casse asfittiche, ma non è soltanto i comuni, a questo punto siamo veramente in una situazione, sono i dati sul debito pubblico sono notizia di oggi e sono veramente sconfortanti, quindi dal punto di vista di quello che può essere intervento del settore pubblico possiamo veramente metterci una croce. Pertanto, nel momento in cui fondamentalmente abbiamo questa necessità di delocalizzare, la servizio navetta, che spesso viene trascurato e viene un attimino sottovalutato, può entrare tranquillamente in quello che è un discorso di finanziamento a fondo perduto.
Il servizio di creazione del sistema pubblicitario attraverso internet può entrare tranquillamente in quello che è il discorso del finanziamento a fondo perduto. Io purtroppo vedo a questo punto di vista un pochettino di miopia da parte degli operatori, scusate se ve lo dico perché state dall'altra parte, in questo momento sto parlando, mi sto rivolgendo a voi. C'è questa mentalità per cui si pensa sempre soltanto alla ristrutturazione dell'immobile e si va a sbattere contro dei limiti che, oggettivi, e per cui il finanziamento si perde. Quando invece ci sono, come dire, situazioni come quelle descritte dal dottor Annibale o come quelle descritte dal nostro consigliere, che sicuramente troverebbero sicuramente un accoglimento e un'attenzione molto maggiore a livello di creazione di imprese agevolata o finanziamenti a fondo perduto. Pertanto non trascurate quelle che possono essere eventualmente creazioni di servizi come quelli appunto indicati dalla dottoressa Leone, il servizio di noleggio bici, il servizio di navetta, il servizio di promozione attraverso internet. E questo il regolamento del servizio navetta conducente, abbiamo 5 licenze aperte da 2-3 mesi fa circa. Siete attrezzati, perché se aspettate che sia Lecce a venire da voi, potete aspettare, dovete essere voi ad andare a Lecce. Lecce da voi non verrà, questo è purtroppo è la realtà. Avete partito il topolino, però l'importante è che il topolino porti le persone laddove devono andare, perché Lecce a San Pietro in Lama non ci viene. Adesso stanno in campagna elettorale, adesso si possono promettere mari e monti, ma sappiamo come andrà a finire. Scusi dottoressa per... Allora, in virtù di questo e di quella che è l'attività, io ritorno a dire sempre la stessa cosa. C'è un piano d'azione del GAL, Valle della Cupa, che è un GAL di riferimento, quello al quale io vado a dare sempre fastidio, che prevede un finanziamento proprio per attività di accoglienza turistica e di promozione del territorio all'esterno di quella che può essere una semplice e mera attività di agenzia di viaggio. Quindi hanno previsto anche questo. Allora io parto da questo presupposto. Ci sono degli studi a monte. Quando si fanno dei piani d'azione sul turismo ci sono degli studi a monte. Quando la comunità europea finanzia qualcosa ci sono degli studi a monte. Quindi se sul nostro territorio sono stati previsti queste tipologie di finanziamenti su questi settori, vuol dire che in questi settori c'è la possibilità di fare sviluppo. Io dico anche un'altra cosa: se Booking 2 anni fa ha messo un ufficio a Lecce aperto 6 mesi l'anno e adesso è aperto 360 giorni l'anno, vuol dire che il nostro territorio è un'attrattiva, è un punto di interesse, e Booking, lo sapete benissimo, è l'ota più grossa che c'è e fattura vendendo solo ed esclusivamente lenzuola, come dico io, più di Amazon, che vende qualsiasi cosa. Quindi se questi colossi vedono dello sviluppo sul nostro territorio, non vedo perché noi non ci dobbiamo credere. Se ci sono tour operator che vengono dalla Cina per sviluppare questo territorio perché hanno l'esigenza, io non vedo perché noi non ci dobbiamo credere. In virtù di questo e dell'appoggio del gruppo Generali, che io torno a ringraziare, oggi la presentazione ve la faccio io, scusatemi se non sono molto molto brava, anche lì, se Generali, scusatemi, ci dà una mano, vuol dire che ci crede in questo territorio, perché parliamo comunque di realtà enormi, realtà che hanno degli sviluppi, dei numeri enormi, realtà che continuano a crescere. Quindi se realtà del genere che sviluppano questi numeri, che non vi vado a riportare, io vi faccio soltanto una carrellata veloce, realtà che hanno uno sviluppo, che stanno investendo su questo territorio andando a formare delle figure professionali, perché le vanno a formare, allora non vedo perché noi non ci dobbiamo credere. In fondo ringrazio Anna De Parenzis, che è il nostro referente, quindi anche lì, se avete bisogno di qualcosa, noi abbiamo le convenzioni, quindi abbiamo sottoscritto una convenzione, abbiamo ottenuto degli sconti. Ottenere uno sconto da un'agenzia assicurativa, ragazzi, non è facile, non ve lo regala nessuno, lo sapete meglio di me, perché chiunque di voi, anche se si deve fare
un'assicurazione auto, non lo so, ha avuto a che fare con le agenzie assicurative. Quindi se loro credono in quello che è lo sviluppo di questo territorio, se stanno facendo attività di recruiting, di formazione, non vedo perché non ci dobbiamo credere noi, non vedo perché non dobbiamo essere noi a investire per primi su noi stessi. Per questo quello che dico io è: non vi piace questa associazione, vi sono antipatica, non vi piace il mio colore di capelli, è colpa sua. E d'accordo, però comunque fate comunque qualcosa, se non con me, non con la nostra associazione, non con il nostro gruppo, fatelo con qualcun altro, però fatelo. A me dispiace che oggi la platea sia così. Noi quando andiamo in altre parti abbiamo un'accoglienza diversa, eppure io ho veramente insistito e ho fatto un'attività di comunicazione spinta e pesante. Chi mi conosce lo sa, chi ha avuto modo di ricevere i miei WhatsApp lo sa, io sono 2 settimane che vi sto triturando le scatole con questi inviti. Noi abbiamo, ci siamo impegnati, abbiamo speso non solo il tempo, che è una cosa importantissima, ma abbiamo investito dei soldi per fare questa attività di promozione, e noi andremo a spendere altri soldi oltre al nostro tempo per fare attività di comunicazione, per fare attività di informazione, per fare attività di coinvolgimento in rete su quello che è il territorio. Ora, ci sono territori che rispondono in un modo e ci sono territori che rispondono in un altro. D'ora in avanti noi andremo a lavorare su quei territori che rispondono in maniera positiva, perché giustamente a me per fare questo non mi paga nessuno, quindi anche qui diventiamo un po' più selettivi, e quelle che sono le risorse, quello che è il tesseramento che ha fatto un associato sarà rivolto all'associato. Oggi mi sono trovata con degli associati in appuntamenti privati, perché ognuno ha una sua esigenza. La consulenza che offro io, se la offrissi da un'altra parte, sarebbe comunque a pagamento. Noi chiacchieriamo, noi ci scambiamo delle idee, cresciamo insieme. La professionalità e la formazione di ognuno di noi è a disposizione. Il dottor Simone potrebbe sicuramente ottenere dei risultati diversi facendo un'altra cosa, perché ripeto, stare qui non lo paga nessuno. Per ascoltare le esigenze di ognuno di noi, no, non è che dici per entrare in ufficio mi devi dare l'obolo, non è il medico che prima di uscire la 100 euro gliela lasci, noi qua siamo a disposizione. Andare a fare formazione in giro, io sono la prima che per me stessa faccio formazione, investo su di me perché ci credo, io sto ancora qui, nel senso che io sono sul mio territorio. Come diceva giustamente Patrizio prima, siamo noi che ci dobbiamo impegnare per noi stessi, se non lo facciamo noi non ce lo farà nessuno. Ed è una cosa importante, io sto sempre a chiedere alle amministrazioni comunali, io ho chiesto direttamente all'assessore che è andato via prima che andasse via, ho chiesto a Gianluca e gli ho chiesto come possiamo fare a dialogare con le amministrazioni, perché noi abbiamo bisogno delle amministrazioni, perché anche se io voglio fare una passeggiata, come le passeggiate che ha organizzato il GAL per le giornate FAI, col Calesse, su questo territorio io ho bisogno di autorizzazione, ho bisogno di essere autorizzato, ho bisogno che ci sia un vigile che fermi la strada, che mi dia supporto, perché se io giro con un asino o con un cavallo in mezzo alla strada sicuramente e mi serve un minimo di autorizzazioni. Noi collaboriamo con altre associazioni che credono in maniera diversa, con un progetto diverso, però credono nel territorio, e quindi quando noi andiamo in giro in moto sui percorsi di questo territorio, anche lì abbiamo bisogno di avere l'autorizzazione per far entrare 200 moto in un centro urbano, e anche lì abbiamo bisogno del comune. Ci sono dei comuni che ci appoggiano, ci sono dei comuni che hanno altri interessi. Noi andiamo lì dove troviamo un appoggio di riscontro. Così con gli associati, ci sono gli associati che ci seguono e ci sono quelli che si associano solo ed esclusivamente per la convenzione con Generali. Va bene così, prendetevi quello che vi serve. Per questo la nostra quota associativa è molto bassa, perché il resto uno prende ciò che gli occorre, non devi prendere per forza tutto. Ora, io ringrazio i miei relatori che sono stati molto disponibili, soprattutto Gianluca che è venuto ad aprire, che ci ha dato l'assistenza audio e video, e quindi vi rimando all'incontro che abbiamo lunedì, che è un incontro solo per associati in ufficio a Lecce, e parleremo di
direttive regionali ed è importante perché molti di noi non hanno idea neanche di che cosa stanno andando a fare. Anche lì il gruppo BMI Salento non si occupa di fiscalità e di amministrazione, di quello si occupa lo studio del dottor Simone. Noi ci occupiamo di promozione del territorio, però se l'operatore non è formato e non è a conoscenza di determinate cose, sicuramente non può dare un servizio di livello. Questo è lo scopo, quindi i nostri incontri sono liberi, gratuiti, aperti agli associati. Io vi invito a seguirci perché una cosa sempre che ve la portate a casa. Grazie. Di concludere, comunque Francesca questa sera non ha forse evidenziato comunque quelli che sono i numeri di un'associazione che sta crescendo. L'associazione si è costituita nel 2017, che ha fatto una sola stagione turistica completa, quella del 2018, e che è comunque in forte crescita, in forte espansione, questo sia chiaro. La nostra sede via Basento 1 è frequentatissima e abbiamo delle prospettive di crescita ulteriore per il 2019, quindi quello che vi incito a fare è appunto quello di seguire Francesca, quello di seguire quelle che sono le sue iniziative. I conti li faremo alla fine della stagione. Io credo che andiamo incontro ad una stagione molto, ma molto, molto interessante per il Salento, per le strutture che appunto ospitano i turisti. Io sono molto ottimista, io penso che faremo cose molto, ma molto buone, e se ci daranno una mano questi signori, non tanto lui che... ma quest'anno facciamo il botto, ragazzi. Allora, se poi questi... lui è fantastico, ci aiuta tantissimo per quello che può, ma se ci dessero una mano veramente le amministrazioni comunali, per quello che posso e per quelli che sono i loro limiti, non credo che veramente dovremmo invidiare niente a nessuno a livello territoriale. Grazie.